Nel caso sia assolutamente necessario cascherizzare la lavastoviglie di Pesach, a patto che sia consentito cascherizzare la plastica, si può fare in questo modo. Si cerca di pulire dappertutto, anche nelle parti, negli interstizi e nelle guarnizioni di gomma. Si smontano tutte quante le parti che possono essere smontate della lavastoviglie, come ad esempio il filtro. Deve essere anche questo pulito, sgrassato e fermato per 24 ore. Dopodiché, di queste parti possiamo procedere con l'AGALA, ossia possiamo bollire in acqua calda queste parti di metallo e di plastica. È consigliato aggiungere anche un po' di sapone all'acqua bollente in modo da riuscire ad eliminare tutto quanto quello che potrebbero essere i residui rimasti su queste componenti. Dopodiché, una volta fatta l'AGALA, si può far fare alla macchina un altro ciclo completo ad alta temperatura, e ultimato il ciclo si può utilizzare appunto dove ci sia un caso di bisogno per Pesach.